Buon pomeriggio amici arancioni, avete messo la mascherina, avete fatto il tampone, avete preso il bonus monopattino, ok, allora possiamo partire, buon pomeriggio Massifiore. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a Gianmario Bertollo, benvenuto a Roma. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. A Roma però non sei residente della città, quindi no. Hai usufruito della possibilità di varcare le famigerate zone rosse, gialle, verdi, blu. No, ma io provengo da una zona gialla, gialla. Quindi zone gialle possono gemellarsi. No? Ah sì, perfetto. Anche con monopattino. Allora, noi ti abbiamo fatto venire qui perché tu sei il fondatore di Legge3.it. Intanto ci puoi spiegare brevemente che cos'è questo portale, di cosa si occupa? Allora, io e mia moglie 4 anni fa abbiamo messo in piedi un portale, un sito che ha come obiettivo quello di divulgare soprattutto l'esistenza di una legge, la legge 3 del 2012, che aiuta a dare la possibilità alle persone sovraindebitate di pagare i debiti che possono pagare e poi gli altri cancellarli per poter avere una ripartenza, una seconda ripartenza, un fresh start come li chiamano gli anglosassoni. Quanto mai attuale visto il momento? Adesso è attuale, ma lo era anche sì, 4 anni fa. Sì, considerando diciamo così la bellezza del nostro, della salute, mettiamola così, del nostro paese, diciamo, è l'argomento. Certo. Allora, ti lascio intanto nelle mani di Massi. E quindi il 2012 e ad oggi non è stata mai diciamo approvata. Questa spiegaci un pochino meglio cosa è successo. No, la legge è stata approvata nel 2012 dal governo Monti su sollecitazione forte dell'Europa, perché eravamo l'unico paese in Europa e uno degli ultimi al mondo a costringere le persone che hanno troppi debiti a portarseli per tutta la vita, oppure a doverli pagare, ma se non c'è la possibilità, di portarseli per tutta la vita. Questo ha portato, come sappiamo, soprattutto dopo il 2008, una serie di tragedie. Sono più di 1200 le persone che per motivazioni economiche si sono tolte la vita dal 2012 e appunto nel 2012 è stata approvata questa legge. Come spesso succede in Italia, la legge è stata scritta abbastanza male, tanto è vero che ha dovuto subire altre 2 riscritture per poter essere applicata finalmente nel 2015. Dal 2015 in poi, piano, molto piano, i tribunali italiani hanno iniziato a emettere delle omologhe, delle sentenze. Però è ancora poco conosciuta. Infatti, perché non c'è un'adeguata divulgazione di una, cioè è una legge importantissima? Beh, sarebbe facile dire che è meglio tenerla nascosta. I più grandi creditori della povera gente sono di due tipi. Sì, uno inizia con la S. Uno inizia con la S o anche con la E. Ah sì? Equitalia, che è sempre quello, esatto, quello che inizia con la S, ma anche con la B, le banche, certo. Il potere finanziario. Quindi sono dei poteri, diciamo così, che riescono in qualche modo a dettare le leggi. Che effettivamente si mettono di traverso non avendola ancora capita. Perché, come noi continuiamo a dire, se l'avessero capita, la agevolerebbero e ne farebbero in modo che fosse applicata il più possibile. Perché se uno è pieno di debiti, diventa un fantasma. E quindi da lì non cavi un euro. Quindi in realtà c'è un interesse reciproco, sì, dalla parte. Se invece io gli do la possibilità di poter ripartire mettendo a disposizione quello che ha, qualcosa paga ed è sempre meglio che niente. E poi diventa risorsa per lo Stato, diventa risorsa per la sua famiglia, diventa risorsa per la comunità, comunque, quindi ricomincia a pagare le tasse, ricomincia a trovare un lavoro regolare, ricomincia. Quindi innesca diciamo un meccanismo, sì. No? E quindi il mio pensiero è questo, cioè non l'hanno ancora capita. Ma non l'hanno ancora capita o le istituzioni non hanno ancora diciamo messo un focus o messo sotto una lente ingrandimento questa legge? Perché ne sento pochissimo, non ho mai sentito parlare. No, lente ingrandimento no, anzi se ne sono dimenticata. In 24 DPCM non c'è stata una volta infatti, che l'hanno nominata. Anche perché sembrerebbe che debba entrare, diciamo così, c'è cioè una sua attuazione a settembre 2021 addirittura. Settembre sì. 2021 siamo morti, non so, 20 volte. No, a dire la verità, la legge 3 esiste già, è difficile applicarla, è farraginosa, però se la persona che è piena di debiti si mette nelle mani delle persone giuste e non degli improvvisati che soprattutto adesso si sono
scoperti esperti di questa legge, è già applicabile. Noi abbiamo già portato quindi decine di famiglie a ritrovare la qualora scuola. Un ascoltatore in questo momento avesse bisogno, no, di usufruire di questa legge, che cosa può fare? Un consiglio, al di là di andare su legge3.it, ma posso fare pubblicità? Se dopo ci paghi, se avremo dei debiti di cercare, no, l'importante è cercare delle persone che possano vantare delle omologhe, dei risultati in tribunale, delle prove che sono riusciti a portare delle famiglie a ritrovare la serenità. Tanti si vantano di fare milioni, miliardi di pratiche, mille di qua, mille di là, 90 case salvate all'asta, eccetera. Se vediamo i siti internet in giro troviamo di numeri fantastici. Dobbiamo rivolgerci a dei professionisti che possano dimostrarci di aver presentato in tribunale delle pratiche e di averle portate a buon fine. E non ce ne sono tante in Italia. Ecco, infatti per quello ti chiedevo Gianmario, ma è tanto difficile riuscire a dare una speranza a queste famiglie, a questi... No, se la conosci. No, se la studi e no, se sei eticamente a posto. Nel senso che se tu applichi la legge per quello che serve, e quindi per esdebitare una persona e portarla fuori dai debiti, non è difficile. È difficile se tu sei un improvvisato, non la conosci e soprattutto la usi in maniera strumentale per bloccare l'asta piuttosto che per fermare il miglioramento, eccetera. I numeri parlano chiaro. In Italia... su 6.900 pratiche presentate nel 2019, il 72% non è andato a buon fine. Viene cassato, 72%. Sì. Non c'è il rischio, e qui diciamo così mi allaccio alla stretta attualità, no? Con tutte le problematiche che stanno avendo ad esempio i ristoratori, che chi è in difficoltà in questo momento possa ad esempio scivolare nell'usura? Non c'è il rischio. È quasi una certezza? Sì, anche perché il sistema bancario... già da tanto tempo ha chiuso i rubinetti, 2008-2009. Le aziende, le piccole aziende soprattutto, si sono finanziate non pagando le tasse, non pagando l'IVA. E attualmente quel sistema, quello degli usurai, è pieno di liquidità ed è facile, troviamo tantissima gente che è nelle mani di queste persone. Va benissimo, noi ritorniamo a breve, un po' di musica. Rieccoci amici arancioni mascherati e tamponati in monopattino, siamo seri, stavamo parlando con Gianmario Bertollo diciamo dell'indebitamento, il rischio dell'usura nei quali possono in qualche modo scivolare, io l'ho definito scivolare, Gianmario diceva no, in realtà è quasi una certezza, tutti quelli che oggi si trovano in difficoltà e hanno di debiti. Sì, in effetti con questa situazione, ma già con la situazione... Cioè, allora, partiamo da un dato. Prima del lockdown c'erano già in Italia 2.5 milioni di famiglie sovraindebitate. Sovraindebitate vuol dire che non potranno mai più pagare i debiti che hanno. Con il primo lockdown abbiamo già dato una mazzata che è abbastanza forte e con questo, credo, stiamo dando... Questo è quasi il colpo di grazia. Sì, anche perché... è vero, cioè i bar, i ristoranti, le strutture ricettive, basta guardare qua a Roma, per trovare un albergo devi fare delle ricerche ultra specifiche, ma è anche tutto quello che ci gira intorno. Cioè, è un effetto domino, no? In qualche modo. Sì, perché se io, allora, se chiude un bar, chi gli porta la birra non gliela porta più, chi gli porta la carne non gliela porta più, chi gli fornisce i bicchieri non glieli fornisce più. Ma non solo, quello che fornisce i bicchieri non va a sua volta in un altro bar, non si compra una camicia, diciamo è tutto, cioè l'abbigliamento oltretutto è uno dei settori che hanno avuto più calo in questo periodo, nel 2020 si parla più del 25% in meno di fatturato, proprio perché se tu non vai più fuori, se non ci sono le cerimonie, se non ci sono matrimoni, battesimi, comunioni, uno non va a comprarsi il vestito. Ci hanno già allertati, al di là che diciamo che questa epidemia è prevista per tutto l'anno prossimo, ma addirittura già a Natale sembrerebbe che ci possa essere un terzo lockdown. Beh, ci sono un fior di virologi che lo sperano.
almeno lo sperano. Diamo una speranza a vedere, cioè, non certo, so, da quello che dice, sì, quasi che ci abbiano gusto. Sì, sì, diciamo, in effetti sembra quasi di assistere a una sorta di terrorismo mediatico. No? Ogni giorno si alza l'asticella. No? Litigavo stamattina in Facebook con un po' di persone che mi accusano di essere un negazionista. Non lo sono assolutamente. Infatti, sì. Io ho amici che sono andati in sala di rianimazione, ho amici tuttora malati, non lo voglio. Però così si rischia, cioè parlavamo prima, no? 2,5 milioni di famiglie, che è il 10% delle famiglie italiane. La Caritas l'altro giorno ha detto che ci sono 6 milioni di famiglie che rischiano di andare in stato di sovraindebitamento. E quindi non è una bella cosa. E non sentire mai in 23 conferenze stampa nessuno che dice: guardate signori, una speranza, no? Che c'è una legge dello Stato che può aiutarvi. Ecco, a me questo farà brividire. Beh, noi invitiamo intanto gli ascoltatori a documentarsi, certo, a collegarsi e a cliccare sul vostro portale, che è www.legge3.it, www.legge3.it, prende il nome della legge appunto perché è una legge che in questo periodo inizia ad essere conosciuta, proprio perché la situazione è quella che è. Insomma, è inutile nasconderselo. Perfetto. Forse solo qualcun altro non si rende conto, però. Va bene, facciamo così, noi andiamo un po' in pubblicità, poi nel frattempo collegatevi www.legge3.it. Ritorniamo con Gianmario Bertollo. Tu giocavi, ecco, a pallone innanzitutto? Sì. È impressionante pensare che dei ragazzini oggi debbano essere contenti giocando da soli, uno e uno, a pallone. È pazzesco, il mondo è cambiato drasticamente. Sì, io ho due figlie, una di 8 e una di 9 anni, quindi anch'io provo le stesse cose, e vederle ieri sera fare ginnastica artistica su Zoom, sì, esatto, mi ha fatto un po' impressione. Perché quelli sono i servizi non essenziali? Non so, cioè, questa è una bella definizione. Qual è il servizio che non è essenziale? O perlomeno sì, anche fare radio potrebbe essere non essenziale, assolutamente, per chi ascolta, ma per chi la fa e ci vive è essenziale. Quindi sentire qualcuno che dice che un servizio non è essenziale, no. Ma anche perché andare al ristorante con degli amici per me è essenziale. Certo. Sì, anche per me, e potrebbe anche non esserlo. Certo, oppure potrebbe anche dire: vabbè, per un mese faccio a meno. Posso farmi a meno. Ma chi col ristorante ci vive per è lui, essenziale . Che qualcuno ci vada ogni sacrosanto giorno. Infatti, in molti si sono messi a fare resistenza, sono rimasti aperti, hanno preso molte multe, ma questi DPCM, no, queste multe sono contestabili, Gianmario? Non è il mio campo e non vorrei creare aspettative sbagliate, però si dice, perlomeno io mi sono informato, e sembra che i DPCM siano degli atti amministrativi e in quanto tali non superano la legge. Quindi io ho visto anche questi giorni che chi si è opposto alle multe per il precedente lockdown hanno avuto ragione, ci sono stati dei giudici che hanno condannato, perché in effetti il DPCM è un decreto del Presidente del Consiglio, quindi il decreto amministrativo non è convertita poi in legge. E quindi, anche perché non si fa in tempo, ogni settimana dopo ne fanno un altro, quindi uno lo insegue. Quindi, però ripeto, non è il mio campo, non lo so, non vorrei creare. Io ammetto, ad esempio, questa settimana ho seguito meno, diciamo così, tutti gli accadimenti, perché non ne posso più. A un certo punto, cioè, non si riesce a leggere un giornale che non parli di Covid, se siamo gialli, arancioni, verdi, blu, questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, questo fida. Addirittura non si può portare il cane, non lo ho, a far pipì, fare i bisogni dopo le 22. Nella zona rossa? No, in tutte, neanche tu. C'è il cane, tu? No, meno male. Non te lo fare perché non lo puoi portare. C'è il coprifuoco. Invece, tornando seri, esatto, rimaniamo seri. Tu sei il fondatore, ne abbiamo parlato prima, di legge3.it, sì, che è una legge, che è un sito collegato al nome di una legge. Utile per chi? Rifacciamo un po' un sunto per chi si fosse collegato adesso. Utile per tutte quelle persone che sono sopraffatte dai debiti. Si chiama tecnicamente stato di sovraindebitamento, cioè tu arrivi a un punto in cui con le risorse che hai non riuscirai più a pagare tutti i debiti che hai. Quindi prima di questa legge, che ripeto è stata emanata nel 2012, una persona era costretta a fare i conti con i propri debiti per tutta la vita. Ora questa legge dà la possibilità di ripartire puliti,
Ok, cioè dà la possibilità, fissa un punto in cui dice: ok, adesso dammi i soldi che hai, dammi i soldi che mi puoi dare, tutto quello che non puoi pagare io, se sei bravo, se sei meritevole, se ti sei comportato bene, non hai fatto il furbo, te li cancello e ti do modo di pulirti tutto. E questo, per chiudere, salva da due aspetti: il primo, il fallimento; il secondo, finire, incappare nell'usura. Giusto? Nell'usura. È il terzo, prendere una decisione drastica e farla finita. E farla finita, ci sono stati molti suicidi. Allora, intanto noi vi ringraziamo, cari amici gialli, vi ricordiamo www.regge3.it. Okay. Arrivederci. Ciao. Grazie a tutti. Grazie Gianmarco. Spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te.